Mi raccomando alle scale. Buongiorno, quindi sono stati introdotti da Ida, sono Marco, quindi Edelf, e quindi è stato chiesto di raccontarvi quello che abbiamo fatto a Matera scorsa estate, inizio d'estate, e quindi insomma iniziamo sostanzialmente. Quindi io ed Elf abbiamo partecipato ad un progetto legato a Matera nel 2019 come Ida, chiamato Monastery. E okay, se andate all'indirizzo di questa slide dopo uscite a cliccare anche sul link blu per vedere i dettagli. E abbiamo sottomesso diciamo, il nostro lavoro a un contest organizzato dal Comune di Matera legato agli Open Data e abbiamo vinto 1.000 euro, tanto che perché Elf vive senza soldi non sappiamo bene come gestire questi soldi, abbiamo deciso di reinvestire questi 1.000 euro della nostra permanenza a Matera per altri 12 giorni. E quindi stiamo documentando tutto, quindi tutta la storia insomma, trovate raccontata da Elf in persona sul blog diciamo, della comunità di Zeriders, che è un po' l'organizzazione che gestiva il monastero. E, ok, quello che abbiamo fatto a Matera, ha già detto Ida praticamente, e l'idea iniziale era quella di costruire qualche tipo di servizio legato al trasporto pubblico a Matera, solo che siamo arrivati sempre resi conto che non c'era niente di dati disponibili e inoltre c'era abbastanza complicato il sistema di autobus di Matera e quindi abbiamo deciso di partire da zero e raccogliere questi dati cercando di estrapolare le informazioni diciamo informali e di formalizzarle costruendo un dataset di dati che fossero leggibili da un computer. E quindi la prima cosa, il primo passo è stato quello di mappare le linee degli autobus con un semplice telefonino con il smartphone dato di GPS, abbiamo tracciato i percorsi, le fermate e abbiamo inserito questi dati su OpenStreetMap, che è una, sapete già cos'è, però diciamo è come Google Maps, però è dalla parte dei buoni, e che insomma, è un database geografico che consente di collaborativo, una specie di Wikipedia, però legato al mondo delle mappe. E questi dati sono presenti su OpenStreetMap, sono disponibili a tutti e possono essere utilizzati per costruire applicazioni legate al trasporto pubblico e non solo. E abbiamo poi creato una serie di script, programmini vari per cercare di automatizzare il processo di produzione dei file diciamo, direttamente usufruibili da un'applicazione. Quello che abbiamo cercato di fare in queste 2 settimane a Matera è stato un po' quello di generalizzare questo processo e di renderlo il più generale possibile in modo da consentire anche ad altre città, e non solo Matera, di utilizzare questi script per generare automaticamente i file di interesse. E beh, poi la VMAP di Ulma è semplicemente sono un gruppo di programmatori di Ulma che hanno fatto una mappa che simula comportamento real time del trasporto pubblico della città di Ulma e quindi non è real time vero, nel senso che non ci sono GPS a bordo, ma è simulato basandosi sui dati raccolti e noi abbiamo semplicemente adattato questa demo per far funzionare quindi i dati di Matera allo solo scopo di presentare i risultati per il contest dell'Open Data di Matera. Pare che ci sia qualcuno qui che i dati che ho raccolto per OpenStreetMap su OpenStreetMap siano già utilizzati da altre applicazioni sviluppate da terzi che offrono servizi alla comunità, cioè, quindi è già un risultato importante. E non è stato un lavoro semplice perché reperire le informazioni nel caso di Matera è stato abbastanza complicato perché gli orari degli autobus sono molto intricati e insomma dovevamo chiedere informazioni agli autisti per interpretare gli orari degli autobus, per fortuna quelli di potenza sono molto chiari. E
abbiamo commesso diversi errori in questo processo, però insomma, abbiamo capito alcune cose, che innanzitutto bisogna partire da, quando si cerca di fare un lavoro del genere, partire dalla cosa più semplice. Quindi non voler fare subito il caso generale, magari concentrarsi su una linea o su un sottoinsieme di linee e cercare di fare quelle e poi cercare un po' alla volta di includere anche le altre. È importante, non è importante che i dati siano corretti subito e che siano completi, e spesso anche informazioni sbagliate diciamo, sono utili in un certo senso, e perché comunque è diciamo, il seme che fa germogliare quell'intero processo. L'importante non è il dato, la qualità del dato iniziale, ma è diciamo, il processo che si costruisce intorno. Quindi ci sono degli script che dei dati di OpenStreetMap generano dei file che siano leggibili da un'applicazione, e non è importante tanto che i dati iniziali siano corretti, bensì che il processo consenta di migliorare questi dati in futuro. Quindi l'obiettivo è quello di avere un dataset che sia corretto e completo diciamo alla fine, cioè al limite, insomma, nel lungo periodo. È importante documentare e tenere traccia di tutto quello che si fa, anche perché altrimenti anche per coordinare il lavoro tra più persone che magari non si conoscono di persona e lavorano in remoto. È importante poi anche che ci sia qualcuno che questi dati se li prenda sotto braccio e li custodisca e li curi, insomma, perché insomma, non basta che ci siano le tracce degli altri su questo tema, è necessario che ci sia una comunità che si prenda cura di questi dati, e altrimenti da poco il rischio è quello che la qualità col tempo può peggiorare. Ok, quindi l'idea di oggi, che non so se quanto sia fattibile, insomma, perché insomma, è un po' un esperimento, è quello di cercare di replicare in parte quello che ho fatto a Matera a Potenza. E, quindi questo è un po' diciamo, il programma molto ottimistico che proviamo a fare, diciamo, quindi abbiamo, come detto, GTFS Maker, diciamo, è l'insieme di script che abbiamo costruito per generare automaticamente i dati in un formato che si chiama GTFS, che è General Transit Feed Specification Feed, che è un formato più o meno standard promosso da Google per rappresentare diciamo, qualsiasi tipo di sistema di trasporto pubblico al mondo. Con questi dati possono essere solo leggibili, sono in un formato comprensibile da un computer, e quindi sono diciamo, la base per costruire tutte le possibili applicazioni immaginabili legate al trasporto pubblico. Quindi l'obiettivo finale, principale, è quello di avere questo dataset almeno minimale di dati. E, quindi quello che facciamo noi con GTF Maker è prendere i dati che troviamo su OpenStreetMap, che sono principalmente posizioni delle fermate e tracciati GPS delle linee, e diciamo fonderli, unirli assieme, incrociarli con i dati degli orari degli autobus e per costruire questo insieme di dataset che dopo diamo in pasto ad altre applicazioni, ad esempio per verificare correttezza del Travi, che è un sito web che trovate insomma, se lo cercate, che raccoglie diciamo, tutti i feed GTFS che ci sono. Il suo scopo è quello di raccogliere tutti i feed GTFS disponibili al mondo, pubblici e liberamente disponibili, per costruire una mappa globale dei trasporti pubblici mondiali. E, quindi, però, per mandare questi dati a Travi bisogna che questi dati siano di una certa qualità, e quindi bisogna devono passare dei test, delle validazioni principali. Quindi, l'obiettivo finale, se i dati sono buoni, riusciamo a pubblicarli su Travi. Per Matera abbiamo ancora dei problemi, e per Potenza sono abbiamo iniziato, quindi è stato difficile riuscire oggi a farlo. E purtroppo, però è inevitabile che sia così, ci sono delle parti di lavoro che sono manuali, non sono automatizzabili, ad esempio i PDF e spesso non sono in un formato leggibile da una macchina, e quindi anche perché sono una rappresentazione comprensibile dell'essere umano che da una macchina, e
cioè quelli di Matera sono molto, molto complicati, hanno informazioni sparse. Ma non sono comprensibili nemmeno dagli esseri umani. No, quelli di Matera non sono comprensibili neanche dagli esseri umani, solo da chi li ha fatti, probabilmente, forse. E quindi c'è un lavoro manuale di raccolta dati, inserire dati e cercare un formato che dopo possa essere utilizzato dalle macchine. E purtroppo questa parte dipende anche da città a città, cioè perché quel lavoro che è stato fatto per Matera non va bene per Potenza, perché il sistema di orari degli autobus, proprio di tempi di orari degli autobus è diverso, quello di Matera è basato sulle frequenze, non sempre, mentre quello di Potenza è più tradizionale e con orari fissi, non ha scadenza, non ha passaggi regolari. E quindi bisogna un po' ragionare per cercare di capire qual è il formato intermedio che noi vogliamo raggiungere per dare impasto dopo al GTFS Maker per produrre il resto dei dati. Poi la parte di raccolta altra manuale dei dati è quella legata al tracciamento delle linee. E per fortuna Potenza è messa bene, perché qualcuno di Roma non si sa bene chi ha già inserito. Mi dicono che non è di Roma, è praticamente la società che si occupava della comunicazione delle nuove linee quando è stato cambiato il sistema. Ho chiesto, okay, si è occupato, sì. Ha detto sì, forse risulta essere di Roma, ma in realtà è molto Ok, perfetto. Beh, comunque la cosa positiva è che ci sono già le tracce degli autobus e le fermate. Sì. E quello che ha fatto questa persona, questa società, è una cosa che possiamo anche vedere, è usando un tool che serve per editare le mappe di OpenStreetMap, si chiama JOSOM, J-O-S-O-M, e ha praticamente sovrapposto un PDF che è della città di Potenza, l'ha usato come sfondo di questo tool e ha ricalcato praticamente le linee e le fermate degli autobus. Tuttavia probabilmente è necessario fare un controllo anche empirico sul campo, sugli autobus, perché abbiamo notato che non c'è una corrispondenza tra le fermate sugli orari e quelle raccolte su OpenStreetMap, probabilmente perché quelle degli orari sono le fermate principali e non state riportate le fermate intermedie. E questo è difficile farlo da internet, perché non o da una persona che non conosce Potenza, perché non sappiamo esattamente che cosa. Insomma, su una via, c'è una fermata che si chiama via, non so, mi pare che ci sia via Volta o qualcosa del genere, o via Marconi, che c'è dappertutto, mi ha significato, non so perché. Via Marconi, c'è anche Marconi, Marconi. Cioè, proprio sì. Marconi, intesa, mi Marconi. Siamo innamorati, delle comunicazioni via radio. Tipo su Marconi ci sono tre fermate e sugli aerei auto c'è una sola fermata via Marconi, quindi ha difficoltà un po' a capire quale fermata è quella principale. Forse, non so, a Viale Marconi c'è anche la corrispondenza con le scale mobili che sono. Esatto, anche sugli orari ci sono delle informazioni informali accanto alle note, sì, tipo scale mobili, sì, o cose del genere. E che potrebbero essere degli indizi da capire, insomma, quindi che però è difficile, bisogna essere un essere umano che deve cercare di interpretarli, perché è un po' difficile automaticamente cercare di ricavarle. E beh, qua, ok, questo qua sarebbe più come riferimento magari per dopo se si gioca con questi tracciati, e cioè diciamo le informazioni, i dati diciamo da cui partiamo per costruire il GDMS di Potenza più o meno sono tutti qua. Nel senso che abbiamo gli orari degli autobus che sono in PDF che si scaricano dal sito dell'azienda dei trasporti, e abbiamo il Collaborative Timetable Editor, è semplicemente un documento di Google, uno spreadsheet con un formato più comprensibile per gli orari degli autobus che abbiamo iniziato a editare, però è solo la linea 1 completa, mancano tutte le altre. E OpenStreetMap è appunto il sito che ti dicevo, JOS è l'editor di OpenStreetMap, e GTFS è il formato dei file di output, e la documentazione è abbastanza esaustiva e completa e chiara sul sito di Google. È utile per tracciare il percorso GPS, si chiama Android OSM Tracker, e per ce ne sono milioni che fanno la stessa cosa, quindi basta qualsiasi applicazione in grado di tracciare il GPS, e quindi tenere conto delle posizioni minuto dopo minuto del telefono, e quindi questo è un po' il dato di partenza. E quello che
abbiamo fatto in questi giorni un po' cercando di prepararci per questa cosa qua, cercare di aggiornare un po' di FS Maker, renderlo un po' più gestibile e generale per poterlo applicare anche in caso di potenza. I file che ci interessano del dataset di GTFS sono solo quelli, perché ce ne sono altri, ad esempio per le tariffe dei biglietti, che magari potrebbe essere interessante indicare, però credo che sia abbastanza semplice, perché non credo ci siano tantissime tariffe e comunque è una cosa che si fa principalmente a mano, quindi non è tanto automatizzabile. Per i file sono quelli, quindi diciamo c'è un file agency che descrive le informazioni sulle aziende di trasporti o le aziende di trasporti, se sono di più, e stops è diciamo, un file che porta semplicemente delle fermate con le coordinate GPS, e routes sono le linee, cioè quindi, però in astratto, non il percorso che fanno, ma il concetto di cioè, linea numero uno che però può fare 5-6 percorsi, magari in estate ne fa uno, in inverno ne fa un altro e cose del genere. E trips invece sono in qualche modo sono diciamo, il percorso effettivo che fa l'autobus, quindi un route può avere più trips e poi comunque queste cose si vedranno magari meglio dopo, quindi ci sono che magari l'autobus numero uno può fare un percorso per l'inverno e uno per l'estate, questo è rappresentato da due trips diverse, oppure può avere delle variazioni di giorno a settimana, questo è rappresentato da trips diverse. E stop times invece sono semplicemente gli orari, cioè quindi gli orari legati ad una fermata e ad una linea, cioè per ogni linea fermata c'è un orario, un insieme di orari, e calendar indica semplicemente le variazioni stagionali del trasporto, cioè quindi in genere ci può essere un calendar per giorni feriali, giorni festivi, per il trasporto in inverno, in estate o giorni scolastici, non scolastici. Il calendar days è un file che si può editare manualmente, sono le eccezioni, tipo non so, in un tal giorno sono dei lavori stradali e allora si deve introdurre un'eccezione che una linea viene soppressa, di questo tipo. E shapes invece è il file che raccoglie le informazioni geografiche legate a un percorso, quindi è il tracciato GPS, sostanzialmente GPX del GPS della linea. E ok, quindi cioè l'idea di questo potrebbe essere il programma potrebbe essere quello di essere un po' di fare una cosa un po' interattiva e cercare di costruire diciamo, questo cercare di costruire l'insieme di dataset il GTFS. Quindi ci sono diverse cose che si possono fare, da quelle magari un po' più difficili potrebbe essere di scrivere codice per migliorare lo script. Poi cose abbastanza semplici come però noiose, diciamo, copiare essenzialmente i file PDF delle linee degli autobus in un formato che sia dopo leggibile e interpretabile dagli script. E la cosa più divertente se c'è il sole è tracciare linee degli autobus a bordo con un GPS, però questo dipende da chi ha la disponibilità di un cellulare o cose del genere. E possiamo vedere anche come modificare e lavorare con OpenStreetMap e quindi caricare linee o correggere degli errori, perché nelle linee attuali ci sono degli errori su OpenStreetMap, errori, nel senso interpretazioni diverse che però sarebbe meglio migliorare un attimino, e vabbè, quella della documentazione però quella ci pensa il insomma. Ok, quindi quindi questo è più che altro cosa possiamo fare in futuro, ma in futuro c'è cioè l'idea è quella appunto come dicevo prima, si parte dal semplice, una linea, due linee, tre linee e si va avanti e questo processo è iterativo, quindi un po' alla volta si cerca di renderlo il più completo possibile includendo le eccezioni, i casi particolari che è preferibile lasciarli alla fine del processo. E, ok, insomma, quindi noi siamo qui grazie un po' ad Alberto Cottica che è uno di Edge Riders a Monastery che ci ha spinto e incentivato a tornare a Matera, poi Ida che ci ha consentito, ci ha trovato i contatti giusti, e Beniamino poi che ci ha ospitati e
abbiamo ci ha dato ospitalità in questi giorni l'Open Lab di Matera, che è una specie di co-working space dove abbiamo trovato wifi gratis e così, insomma, quindi per concludere la frase del monaco, cioè che non so esattamente cosa significhi, però l'idea è, nel senso che è un po', gli open data sono un processo in sé rivoluzionario, perché consente comunque alle persone di prendere il controllo della città, nel senso, cioè, come esempio, ora dei vicoli delle aziende sporti di Matera sono molto complicati e le persone non li capiscono, e avere questi open data può semplificare la vita delle persone, insomma, quindi e anche un po' è un processo, come dire, che rompe la normalità, l'impossibilità anche di cambiare le cose, perché magari c'è l'azienda che controlla, che ha il monopolio, diciamo, del controllo della posizione di open data, però se questa cosa parte dal basso, diciamo, questo controllo gerarchico viene un po' aggirato, fornendo un servizio che altrimenti non ci sarebbe. Sì, capito. Ecco, e qua sostanzialmente è tutto quello che devo dire, insomma. Grazie Marco. Procede con chi è disponibile, naturalmente provando a fare alcune di quelle cose che avevi messo nell'elenco, sì, giusto? Esatto. Magari accendiamo la luce così. Beniamino, tu dacci una mano, perché sì, conosci meglio. Wow, nel frattempo siamo diventati tanti. Non lo so, come ci vogliamo organizzare? Magari puoi tornare un attimo su quell'elenco di cose da fare? Questa è la mappa Zoom adattata per Matera. Facciamola vedere, questa è carina. Cioè, noi non abbiamo fatto niente, cioè, se noi abbiamo messo sui dati, e il lavoro l'hanno fatto questi qua di Ulm, però mi si muovono gli occhi, se... non va senza stile. Ok, e che non va? Ah, delle movie? No, si stanno bene, dice. Ok. Ho detto una cosa sbagliata prima quando ho detto che è tra virgolette virtuale, nel senso che è stato fatto calcolando i tempi medi di percorrenza tra le varie fermate, allora, poi naturalmente se c'è un incidente a metà strada e l'auto si ferma, sì, questa cosa non è giornata temporale, cioè che è solo una simulazione, perché noi sappiamo gli orari di arrivo e di partenza di stazione di fermata e il software non fa altro che calcolare in base. E più o meno, forse se non sei fuso orario sbagliato sulla mappa, dovrebbe essere. Cioè, più o meno se non sono problemi a Matera, il 13 doveva essere in quella posizione lì, insomma, adesso. Certo. E questo è il risultato finale che potremmo eventualmente ottenere anche a Potenza, giusto? Sì. Che è molto più facile di Potenza di Matera. Sì, quindi... perché? No, solo per gli orari degli autobus. Ah. Cioè, a Matera la linea 14 ha 40 varianti. 40 varianti? Che è una cosa tipo assurda, tipo... che il lunedì e il giovedì una fermata è a richiesta, gli altri giorni no, cioè non si capisce. Questo invece è Travic, è un sito che raccoglie, diciamo, GDFS da... Ehi, però non c'è in Matera, io l'ho cercato. No, perché non perché i dati non sono ancora perfetti. Questi sono messi da quell'agenzia che dicevi tu. E quale agenzia? Questa di Roma. Non so chi sia che ha fatto Roma. Qual... perché Roma e Bari sono stati fatti uguali, se ci fai caso. E, per cui sembra che chi si è occupato dei trasporti. Non so, bisognerebbe vedere il dataset, chi è che l'ha prodotto. Quindi, dove si vede? Non lo so, come il dataset. Può darsi che sia l'azienda dei trasporti. Perché se ci fai caso, Barletta, Andria, la parte stazione d'Erbe. Sì, sono sbagliato. Ok. Se lo dice che quando usano blu dovrebbe essere un bug. Quello buon Express, che quello hanno considerato. Sì, quando abbiamo, ovviamente si può aggiungere anche Potenza,
e quando i dati sono abbastanza decenti, sono abbastanza pubblicati, c'è il vantaggio, ad esempio, che si possono anche mandare i dati anche a Google per far comprendere gli autobus sulle fermate, però Google vuole soltanto, deve essere l'azienda responsabile dei dati, quella che manda i dati. Sì, sì, vuole i dati ufficiali. I dati ufficiali. Sì, qui sì. No, invece posso mandarli. Cioè nel senso che su Google ti puoi costruire la tua mappa utilizzando i dati di Google, ma non puoi implementare la mappa di. Sì, cioè perché se si guarda su alcune città, ad esempio si cerca di andare l'autobus da Roma, non so. Su Google Maps vengono riportati anche gli orari, che sono dati che probabilmente il Comune di Roma ha fornito a. Google ha richiesto a tutte le pubbliche amministrazioni i dati ufficiali e le pubbliche amministrazioni le hanno dati. E anche il formato è esattamente quello che diciamo noi. Quello lì, quello. Io mi domandavo perché uno non può provare a costruire, come dire, un MOOC, l'arancio là, nel senso io non so, tu puoi logicamente anche implementare in tempo reale la tua mappa, che è una mappa presunta, no? Mm-hmm. Cioè nel senso che non essendo una mappa reale, una mappa presunta calcolata sui termini di percorrenza, sui traziati, le deviazioni, giusto? Sì. Se uno riuscisse a costruire un gruppo, no? Che volontariamente uno o due volte alla settimana, nel momento in cui sale sul bus, si scarica magari. Ma ho visto che, non so se è la persona che c'è qua, c'è una applicazione che si chiama Magic Bus, fatta da qualcuno, non so chi, che fa questo esattamente, cioè riporta informazioni dagli utenti. Sì, lì il problema è okay, trovare una massa critica sugli utenti, perché sennò se c'è solo uno che lo fa non ha senso. No, certo. Però, soprattutto bisognerebbe che ci fossero tantissime persone, tutte che si ricordano di attivare l'auto quando salgono sull'autobus, giusto? Sì, sì, no. Beh, però comunque se ce ne sono tantissime, lo fanno solo una volta alla settimana, tu hai una quantità di dati, capito? Certo. E scusa, quello che ha fatto questa applicazione non è che lo fa. Non puoi interagire, come dire, con. Sì, che io credo che questa applicazione qua che abbiamo visto ci hanno fatto vedere. Qualcuno si è fatto notare a Paolo Matera, usa i dati di OpenStreetMap per alcune informazioni, però sono informazioni che ovviamente possono essere integrate, alcune possono venire da OpenStreetMap, altre dagli utenti, altre ancora da altri canali, insomma, quindi sì, si può fare. E bisogna farlo, basta. Sei tu che usi i dati da Magic Bus? No, è un'altra. È un'altra, ok. Che ho fatto, non è quella. Tu cosa hai fatto? Come lo chiama? Mid. Come? Si chiama Mid. Mid. Nulla okay, a che fare con la Magic. No, Magic Bus. No, Mid. Mid. Hai visto già i dati o questi rimasti? In realtà ho preso i dataset. Quel data che avete scaricato sul portale. Ok, sì, sono quelli che insegnano open data portal Matera in un'altra. Esatto, cioè ad esempio lui sta usando i dati che abbiamo prodotto noi, che non sono perfettissimi, però non so, cioè, le fermate sono giuste, quelle forse. Use the GPS, sì. Yes. So that's about the. E credo che sia lo stesso GPS della mappa che si vede su. In short app, no. Tranne gli orari che quelli me li sono. E cercati? Sì, no, che sono presenti, poi vabbè, quelli li ho elaborati. Cioè, ma non li ho usati gli orari? Perché non sono correttissimi. Sì, no, io ho preso quelli piccoli. E questa? No. Sì, sì. Posso dire una cosa? Sì, no, come stavamo discutendo con Tino, ma se si facesse un'app in modo che gli autisti riescono a mandare un segnale per segnalare insomma la loro posizione. Ok, cioè da quello che io so, le informazioni così, a Matera in teoria gli autobus
comunicano già la posizione del GPS, però c'è difficoltà a ottenere questi dati da parte delle aziende dei trasporti. E cioè, nella prima altra città c'erano altre, sono difficoltà più organizzative, nel senso che quindi a Matera pare che sia dei trasporti che voglia rilasciare questi dati pubblici della posizione GPS tempo reale. Ad esempio io sono di Trento, Trento hanno una posizione GPS dal 2004, però hanno un problema che hanno un tipo di modem lento e quindi la tecnologia è vecchia e non riescono, non sarebbe sostenibile un servizio di questo genere. E loro stessi, all'interno dell'azienda dei trasporti, hanno i dati in tempo differito, cioè solo il giorno dopo sanno dove si trovava l'autobus. E quindi ci sono problemi di questo tipo quando si interagisce con l'azienda, che hanno i loro problemi loro e quindi è difficile. Sì, comunque sì, l'ideale sarebbe se l'azienda di trasporti mettesse a disposizione questi dati, perché la tecnologia c'è, basta anche... L'autista che... L'autista, ovvio, spinta negli indicatori GPS sulle macchine, ovviamente è la stessa cosa, il problema è che le aziende non vogliono, cioè non te li danno questi dati. No, ce li hanno ma non te li danno, esatto. Anche a Napoli è la stessa cosa. Ma poi in qualità di consigliere comunale come potenza. Come no, benvenuto. Alcuni elementi che potrebbero essere utili alla discussione. Perfetto. Allora, Comune di Potenza nel lontano 2004 compra già i rilevatori GPS da installare sugli autobus. Però la società di trasporto si rifiuta di installare. Okay. Quindi noi avremo a disposizione 350 palline GPS con la poter installare sugli autobus. Il problema è che non sono state mai installate. Adesso le compagnie come amministrazione ha un problema di discorso. Ovvero utilizzare queste palline GPS e in più stanziare dei fondi per i soldi del fondo di sospensione per l'impossibilità, dove prevedevate, oltre per l'applicazione di questo come ci veniva suggerito, anche presso le colonie si poteva avere indicazioni fra quanto tempo per il paese sì. Già... questo è quello che accade anche a questi, diciamo, è fondamentale capire quando scade il contratto se già scaduto siamo okay. Di nuovo siamo già allora, di nuovo si può, della si può provare, contrattare si può provare ad aggiungere una cosa se non ricordo che anche la presenza scopre per essere buone poco lavorare sai che si fa in tutto il mondo questa cosa che di essere il tempo di arrivo però per potenza non vuoi parlare. No, ma non è da dire l'obbligo di uso del GPS in 600 scusate, lunga vertenza decisero di non installare esatto. Anche perché dopo 11 anni secondo me messi in magazzino secondo me li puoi buttare con il GPS la probabilità che funzioni però sono nuovi mi assicuro che lei forse anche obsoleti no, li rese funzionanti sono sicuramente possibile. Dopo 11 anni di garage nel 2007-2013 FES avevamo previsti anche finanziamenti sull'infomobilità e fu una linea che non è mai stata attivata, è stata poi tagliata. Noi l'abbiamo ripresa e rifinanziata proprio quella che tu stai facendo. Dicevo, no, questo noi ci attiviamo cittadini, ma noi aspettiamo no, no, io penso che debba essere una sinergia sia perché a volte l'azienda si riusciva a convincere ma poi sono poniamo gli autisti
loro si attaccano, poi i sindacati hanno voluto fare i copri di privacy, eccetera, eccetera. Alla fine so che alcune aziende hanno installato i GPS, ma per questioni di privacy, eccetera, eccetera, i dati possono essere acquisiti. Spesi tanti soldi e i dati possono essere acquisiti, incredibile. Comunque, secondo me, per quanto riguarda la costruzione dei grafi, la vera fonte di informazione, in quel caso l'ho trovata negli studenti o negli autisti stessi, o chi si mette sull'autobus la mattina e siamo messi su mezzi semplici, Google Maps, Google Earth, eccetera, eccetera, e abbiamo tracciato tutte le linee. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso del GPS, è un discorso futuro, però per tracciare tutte le linee, prendere esempi dalle scuole, per esempio. Allora, bisognerebbe spiegare ai gestori, questo è un piccolo suggerimento che do, sicuramente lo sa, contatta con i gestori, che queste ditte sono pagate con soldi pubblici, sì. Quindi quei dati sono già nostri, non sì. Hanno bisogno di essere, che ce li devono dare come se fosse una concessione, e niente, devono essere pagati a parte, perché sono già nostri quei dati. Questo sì, è quello del dato. No, scusa, no, su questo è una cosa. No. Questo però non mi sono un abuso del concetto di privacy, esatto. Perché sono ovviamente, come diceva bene, elementi pubblici che vengono pagati con soldi pubblici. Cioè, noi vogliamo sapere cosa è andato. Sono soggetti a tutti i requisiti di trasparenza, esatto. Perché alla privacy va opposto il concetto di trasparenza. Ma poi non ci sono dati sensibili. Il concetto di privacy anche c'è già probabilmente. Assolutamente non dice lei, non si dice se uno ha un tumore, non si sa se uno ha un problema. Non esistono dati sensibili. Cioè il dato sensibile se mi dici chi è l'autista, ma non lo può. È arrivato il dato. Va bene. Comunque i dati di Matera, quelli che hanno raccolto con noi, come altri dati che il Comune di Matera, in modo forse controtendenza, è riuscito a pubblicare in internet, ma il Comune di Matera ha un portale che si chiama Open Data Matera, dove ci sono altri dati tipo Open Data, e ci sono questi degli autobus, ci sono anche il monastero ha pubblicato le proprie spese come dati disponibili a tutti, anche contro la privacy dei non monasteriali. Però questi dati appunto del trasporto pubblico che sono su Matera e sono disponibili a tutti, e anche persone come lui che è riuscito a creare un'app, è stato grazie, diciamo, alla volontà del Comune di Matera di mettere a disposizione, insomma, queste risorse che sono anche revisionate, quindi ci sono aggiornamenti, uno è in grado di capirlo facilmente e di aggiornare, diciamo, la condizione di conseguenza. Quindi questo sono. Senti, c'è necessità, non so se l'hai detto, perché per un periodo sono dovuto andare a recuperare il portatile per fare la professione. È necessario, conosco, mettere un grafo particolare. Cosa? Un grafo particolare. In che senso? Per mappare la parte dei trasporti. È necessario comunque avere un grafo per semplicemente per organizzarti in determinato modo. E diciamo allora il file GPS ha un formato abbastanza che è preciso e formale. No, certo, ti dico, è necessario organizzarlo in un determinato modo, cioè vuol dire una direzione unica, due o ah ok, questo allora, o altre cose del genere. Sì, diciamo, per quindi la domanda credo che sia come si fa a mappare una linea di un autobus su OpenStreetMap. Quindi OpenStreetMap per alcune cose ha dei formati che sono più o meno standard suoi, per gli autobus c'è un po' di... ci sono diversi modi per farlo. Quello che abbiamo usato noi a Matera è lo stesso che ha usato quell'azienda o quella persona per mappare potenza. Quindi l'idea, comunque lo vediamo nei dettagli su un esempio concreto, è quello quindi che... allora, da zero, OpenStreetMap ragiona in termini di nodi, di relazioni tra nodi, ok?
quindi diciamo una linea, in senso astratto, linea A1, è rappresentata da una relazione che contiene altre relazioni, che sono le diverse varianti che può avere quella linea lì. Cioè, quindi l'andata e il ritorno, non so, l'andata in estate, l'andata in primavera e le sue varianti. Per potenza in genere c'è solo una relazione master, che è quella principale, e due relazioni secondarie che fanno parte di quella master, che sono per l'andata e il ritorno. E quindi è abbastanza semplice, insomma, da mappare. Questo sistema consente di aggiungere un numero arbitrario di linee, di varianti, che era necessario nel caso di Matera e necessario anche nel caso di Potenza per l'andata e ritorno, e si può evitare magari quando ci sono invece varianti circolari, cioè quando c'è un percorso circolare dove non c'è l'andata e ritorno, ma è tutto un unico viaggio. E, sì, quindi diciamo, non c'è uno standard ufficiale, però ci sono approcci più usati di altri e più opportuni in alcuni casi e meno in altri, insomma, quindi sta un po' anche alle capacità del mappatore, diciamo, di saper decidere qual è il miglior approccio da seguire di volta in volta. Questo, no, pure per cercare di utilizzare dati già in qualche modo prodotti. Sì, sì, ok, ovviamente se una città è già iniziato con un approccio, è meglio tenere quell'approccio lì, insomma, quindi a meno che non sia completamente sbagliato. E sì, questo. Ok, altre domande? Io volevo dire una cosa che non c'entra tanto, cioè c'entra un po', però. Quel signore che parlava della possibilità di aver già mappato, comunque parlava di questioni riguardanti la provincia di Potenza. Noi ieri abbiamo fatto una riunione, insomma, tra persone che si occupano più o meno di queste cose, ed è venuta fuori l'esigenza di fare una mappatura di questo genere, con o senza rilevatore GPS, questo poi cercheremo di capirlo, per tutte le linee extraurbane oltre che per quelle urbane, che sono tante, che hanno percorsi diversi, eccetera. Mi pareva di capire che avevate già fatto una cosa del genere, ho capito male? Sì. Per la provincia di Potenza o per l'intera regione? Per la provincia di Potenza. Quindi avevate la mappatura delle linee extraurbane, tipo, che ne so, il pullman di Liscio che vanno nei paesi? Sì, esatto. Bene. Dovremmo cercare di allargare anche la provincia di Matera e poi vedere, insomma, se riusciamo e a... E anche le interregionali. Sì, le linee extraurbane ce ne sono. Perché le interregionali in questo sono molto interessanti, perché sono veramente frammentate e disperse tutte le informazioni, esatto. E in questo credo che anche le aziende possono essere, sono molto interessate, a differenza, come dire, dei dati pubblici che dovrebbero essere pubblici. Invece le aziende potrebbero essere molto interessate alla possibilità di utilizzare i loro dati per poter integrare con tutte le altre. Ma questo le aziende non l'ho capito, perché io ogni volta all'inizio ho lavorato proprio con gli autisti, che se non dico che mi dicevo qual è passo a passo, e noi abbiamo stabilito le fermate, perché io mi chiedevo sempre, però c'è un di contatto, se mi trovo a Pino, se voglio fare la patente con un bus, io che ho un mazzo, eccetera, eccetera, non sono in grado di capire quando va a bus e poi sono i fermati. Quindi questa è la stessa linea, è il fermato, che sulle tabelle delle aziende è scritto camionista. Sì, è vero, ma che ne faccio? Ma mettere un puntino, una combinata, perché io non so, è un pazzo, siamo così, l'azienda. O chi lo chiama un camionista, chi il camionista, quindi non è andata bene con i fermati diversi. No, ma non è una cosa più interessante, potrebbe avere un'unica mappa unitata per tutte le linee di trasporti extraurbani. Quello dico! Che incrociano le diverse compagnie, cioè tu devo andare da Roma a Matera, magari devo arrivare fino a Potenza, che Liscio può cambiare il gestore, cioè prendere un pullman Grassani, quindi questa sarebbe una cosa interessante sulla quale potremmo. Infatti, perché la linea di informazione un po' in giro, cioè l'informazione si può sicuramente produrre, e già io sapete una massa urbana, faccio un clic su una linea, vedete la presa da terra, sono 3-4 linee, clic su una linea, ma un HTML, un PDF, una cosa banale, mi dice questa azienda fa queste fermate, mi fa dei puntini, fatta a quest'ora, io non posso regolare, tengo 3-4 linee, cerco quello che non mi piace più, gli orari, la potenza, poi la materia, fa la stessa cosa. Già sarebbe una rivoluzione ed è fattibile. Utilizzando il metodo first ask to go out mapping.
che sarebbe addirittura anche meno complicata, perché secondo me sì, perché tutte le aziende, no, ma a parte tutte le informazioni loro le danno, ma pure quelle delle aziende urbane le danno, il problema è che non danno il come dire, dove sta il pullman adesso, cioè come faccio a sapere, no, se certo, è arrivato oppure no, questa è l'informazione, certo, che non riusciamo ad avere. Sì. Android device oppure GPS. Grazie. Ok, altre questioni, domande, se no passiamo alla parte pratica. Allora, sì, Chi ha un device Android che si può essere usato per mappare gli autobus, che si usa? Sì, sì, c'è la direzione UMS, no, ho soltanto la possibilità di vedere come si può usare. No, ma c'è una applicazione, sì, ma c'è una applicazione che traccia, viene traccia tutte le punte. Cosa? Poi magari si può organizzare gruppi, per, cioè ognuno fa quello che vuole e quello che interessa di più. Quindi abbiamo o dal tracciare dal sugli autobus o lavorare con OpenStreetMap o scrivere codice, se qualcuno sa scrivere codice. Dovrebbe darmi qua. Però lo fa Gaetano. Quindi ok. Ok, quindi è dato per sapere chi è che Android vorrebbe andare sugli autobus. Io ce l'ho, devo solo capire se ho questa prevenzione. Sì, sì, basta, sicuro c'è. Uno? Come si chiama? OSM Track. Some of those devices must be tracked with the no, non so, ok, ovviamente se nessuno vuole una chiave bisogna andare per forza, tanto per cercare di fare qualcosa più interattivo, insomma. Facciamo questa cosa. Oh, thank you.
Thank you.